Buongiorno, intanto grazie a quelli che ci stanno seguendo, gli appuntamenti ormai sono sempre più seguiti di questo Killer's Corner e siamo molto contenti. Oggi siamo con Massimiliano La Rocca e con Lorenzo Pellegrini, due musicisti. Ciao Massimiliano, Max, ciao. Buongiorno, buongiorno. Ciao Lorenzo. Ciao, buongiorno. Ecco, perché siete qui insieme? Massimiliano La Rocca è una presenza storica, non è più un giovane cantautore fiorentino, ormai è un cantautore fiorentino affermato, che molti anni fa, superiamo i 20 anni, arrivò a San Salvi da ragazzo. E ci arrivasti come spettatore, giusto Massimo? Sì, io entrai per la prima volta a San Salvi, un luogo di cui non avevo nemmeno... di cui non conoscevo nemmeno l'esistenza nella mia città. Mi ci portò la mia, all'epoca la mia professoressa di italiano di liceo, a vedere lo spettacolo su Baudelaire. Quindi credo fosse il 97-98? 98, 1998. Poi ci sei tornato però... Poi più o meno, sì, un anno dopo, 2 anni dopo, credo, comunque 99-2000, mi vennero a dire che la compagnia appunto di San Salvi stavo lavorando al laboratorio su Dino Campana, che poi come dire, un po' un leitmotiv per me, no? che ritorna spesso, e io ero molto interessato, insomma, a qualunque cosa riguardasse Campana, e quindi così, una sera presi coraggio e mi presentai da solo al vostro laboratorio. Fu subito, insomma, come abbiamo più volte avuto modo di ricordare, fu subito un'esperienza traumatica, no? Come duopo essere, perché appunto io, no, veni vestito esattamente come sono vestito adesso, no? Che è proprio vestito di scena, gilet, camicia, a fare un laboratorio teatrale dove insomma, mi presentai lì, vidi questo gruppo di ragazzi, più o meno tutti i miei coetanei, questi corpi che sudavano, si avvinghiavano. Ecco, fermiamoci sui corpi un attimo. Esatto. Chiediamo anche a Lorenzo Pellegrini, che è arrivato a San Salvi più o meno all'età nella quale sei arrivato tu, no? Caro Max. E vediamo anche lui che cosa ci racconta. Lui è ancora un giovane musicista, non è solo un musicista, ma è ancora il giovane. Lorenzo, a te com'è andata questa esperienza a San Salvina? Ma direi molto affine a quella di Max, nel senso che direi quasi esattamente 20 anni dopo, io ci sono arrivato perché sono in un progetto di una cantante e compositrice molto brava che si chiama Francesca Gaza, che ha partecipato al vostro laboratorio per appunto 3 anni fa, e indirettamente sentivo queste fantastiche storie su questo laboratorio, questo logo surreale, magico, e vedendo anche gli spettacoli appunto mi sono molto incuriosito, e quest'anno ho deciso insomma di provarlo in prima persona. E sì, la parola che ricorre spesso è traumatico, però anche in senso buono, nel senso che questo, il primo approccio col laboratorio è di una potenza indescrivibile, perché appunto soprattutto per me, che non avevo mai fatto niente a livello teatrale, è stato molto potente e direi quasi terapeutico, perché appunto questo incontro con i corpi, questo lavoro totalmente inedito è stato molto forte. Ed è una cosa appunto, che valga anche per Max, è una cosa che si può riportare anche nel proprio mondo, e nel nostro caso nel mondo musicale. Io parlando con Max spesso, no, sento dire che lui dice che la musica è vita, la musica è comunità. Ora siamo in un momento molto particolare, per cui probabilmente questo discorso di musica, vita, comunità, di parole e di corpo assume un carattere ancora più pregnante. E tu come hai vissuto, ma come stai vivendo ora questi giorni, questo rapporto tra vita, musica e comunità, che probabilmente richiede, usando un termine che ha usato negli ultimi giorni Baricco su Repubblica, richiederà probabilmente per tutti noi artisti una spinta di audacia, cioè probabilmente dovremo inventarci un nuovo mondo. Ecco, tu come lo stai vivendo questa situazione, Max? Ma ovviamente è un periodo in cui sto riflettendo anche proprio da musicista, nel senso che al di là del fatto che chiaramente ci sia indubbiamente questo periodo di
sospensione del corpo e ora più che mai credo che ci rendiamo conto appunto da musicisti che la musica senza i corpi non è possibile. E quindi questo è, se vuoi, una sorta già di risposta a Baricco, non credo che ti interessi la mia risposta, ma insomma, perché effettivamente devo dire che la musica senza i corpi, senza il contatto, senza gli sguardi, senza non abbia ragione d'essere, ecco, da un certo punto di vista. Dall'altra parte però, l'altro lato di questa riflessione è che in questo momento in cui viviamo appunto questa assenza di corpo, il veicolo più forte, ancora una volta, il veicolo più forte, più rapido, più immediato, più immediatamente decodificabile, o comunque quello che le persone usano maggiormente per mantenere una parvenza di relazione è appunto la musica. Mai come adesso, no? Credo che la musica, le canzoni... Sono richieste, utilizzate, no? Anche fino alle estreme conseguenze. Questo pone un altro problema, insomma, perché poi alla fine chiedono ai musicisti o agli pseudomusicisti di suonare sui balconi per tenere alto il morale delle truppe, poi di fatto la categoria dei musicisti e dello spettacolo è quella in questo momento con meno tutele, però insomma siamo gente di lungo corso, sappiamo che questa è una storia che si ripete. Ma dimmi una cosa, dammi una curiosità, poi lo chiedo anche a Lorenzo, ma in questo periodo, dal punto di vista, diciamo, di creazione musicale, tu stai vivendo una sospensione o stanno scattando dei barlumi creativi? Cioè in qualche modo stai aspettando o stai in qualche modo creando, stai in qualche modo proponendo a te e agli altri qualcosa? Ci sono cose che girano nel tuo corpo perché hanno bisogno di uscire musicalmente, o è un attimo in cui stai prendendo le distanze ancora? No, cioè, c'è bisogno ovviamente che la musica si faccia corpo, no? Quindi nella dimensione di pubblica, se vogliamo, semplicemente anche suonando con i miei musicisti, insomma, questa è una cosa che manca molto. Poi la dimensione, tra virgolette, della creazione, come parli tu, credo sia un rapporto quotidiano, no? Che quindi in questo momento sia ovviamente più forte che mai, ma insomma io la vivo su una base molto, molto quotidiana, anche insomma non aspettando mai l'illuminazione dall'alto, quindi sicuramente questo è un momento dove il rapporto quotidiano che si ha la propria arte, il proprio mestiere, direi allo stesso tempo, è un rapporto più, ancora più intimo, ecco. Ora questa è l'unica cosa, è no, l'unica cosa a cui appigliarsi, no? È l'unica cosa che mi fa compagnia in questa casa in cui vivo solo. E questo mi sembra poi importante. Tra l'altro io con te, come sai, insomma, magari chi ci sta seguendo non lo sa, abbiamo vissuto veramente tutto questo ventennio, che un ventennio è una parola che è un po' brutta, che ci ricorda cose brutte sia antiche sia più recenti. L'ultimo ventennio è stato quello di Berlusconi, ma abbiamo vissuto anche la trilogia della vita, no? Dove si parlava... Sì, ma io ripensavo anche a questo, cioè dove alla fine il tema di quei tre spettacoli era proprio l'assenza del corpo, no? In quel caso lì, mi ricordo, c'era l'assenza del corpo, era l'autorità che ti toglieva il corpo, era anche eventi straordinari, no? Come un cataclisma, insomma, comunque era un sistema socio-politico che ti toglieva il corpo, insomma, c'erano vari fattori, però era una dimensione molto simile a quella che stiamo vivendo. Sì, purtroppo era molto, molto premonitrice, soprattutto l'ultimo pezzo, no? In cui tutti gli spettatori e attori vestiti di bianco erano rinchiusi per proteggerli, no? Ti ricordi? Per proteggerli dagli attentati. E quindi erano rinchiusi ed erano privati di identità. E tra l'altro un altro collegamento tra questo spettacolo, se parliamo di paure, e l'oggi era che i corpi, se si avvicinavano, scattavano gli allarmi, ti ricordi? Quindi c'era questa visione in cui la vicinanza dei corpi, la distanza che oggi si chiama, noi l'avevamo ipotizzata, eravamo nel 2004. Lorenzo, tu invece dall'altra parte come lo vivi? Cioè, tu sei rinchiuso anche tu come creatore, come artista, anche se poi facciamo varie cose.
Sì, volevo fare una considerazione riallacciandomi a quello che ha detto Max, perché per come vivono i musicisti questo momento, nel senso che da un punto di vista pubblico è proprio vero che manca assolutamente questo senso di comunità e manca molto anche il suonare in pubblico e il condividere la musica con altre persone, appunto è imprescindibile per quello che facciamo. Però da un punto di vista privato è anche vero che non è così lontano da quello che è un processo, il processo creativo che viviamo, cioè nel senso che la quarantena è spesso autoimposta quando un musicista crea, quindi questo momento non è, almeno per me parlo, poi non so, però dico che stare tutto il giorno in casa a creare, a studiare, a ascoltare, non è una cosa così, così diversa per noi, così nuova, e tra l'altro io l'ho presa appunto nel disastro fatto di necessità virtù, perché appunto approfitto di questo momento proprio per prendermi cura di questo aspetto e il più possibile creare, provare a sfruttare questo momento. E poi appunto il discorso della comunità, e in questo farei anche una domanda a Max, perché appunto lui è anche fondatore della SHUT, se non sbaglio, dell'associazione culturale, e io pensavo questo appunto, che con il mio compagno di gruppo di Hand Logic, questo gruppo in cui suono, abbiamo creato, prima che succedesse tutto questo, avevamo creato questa associazione che ha come scopo, che ci siamo prefissati questo scopo di dare forza alla comunità musicale a Firenze. Avevamo iniziato a fare degli eventi dove appunto indirizzati nello specifico per musicisti e per addetti ai lavori, proprio perché per dare un senso alla comunità fiorentina, che è piena di musicisti, è piena di creatività, però manca appunto un qualcosa che li tenga insieme. E appunto abbiamo fatto due o tre eventi per far iniziare questa cosa, e avevamo visto una grandissima reazione da parte dei musicisti, come se ci fosse un grande bisogno di questo. Poi appunto a marzo avevamo in programma un laboratorio, quest'estate avevamo in programma un festival. Quest'estate io vi avrei messo in contatto tra voi in un modo vivo, live, con gli spettatori, perché chiaramente la presenza della SHUT, di Max, di Lucio, è una costante degli ultimi anni dell'estate a San Salvi, quindi voi eravate segnati già nell'incontro, eravate destinati a un incontro. Spero che lo viviate meglio il prossimo incontro più dal vivo. Infatti proprio per questo volevo chiedere a Max se appunto, perché immagino la SHUT abbia le stesse istanze, nel senso sia nata un po' per gli stessi motivi che sono quelli che muovono molte operazioni culturali, se appunto questo periodo ci insegna qualcosa, e se per il futuro questo senso di comunità, appunto a sentiremo il bisogno di consolidarlo ancora di più, e magari in che modo, visto che appunto è da anni che hai questa esperienza. Ma sicuramente i musicisti devono, o comunque tutte le teorie dello spettacolo, quindi in questo anche Claudio può dirci qualcosa, devono in un certo senso, vista questa esperienza, trovare una forma di prevenzione, no? Perché se un domani si presenta una cosa simile, insomma, ci deve essere un modo. Quindi questo è una cosa che andrà fatta tanto, credo, a livello proprio istituzionale, quindi tutte le varie categorie dello spettacolo, dalle più grandi alle più piccole, nel piccolo poi noi delle nostre associazioni. È chiaro che su Firenze è una città che è sempre stato molto difficile non creare una comunità artistica e musicale a Firenze, perché da una parte è una città piccola, per avere una risonanza, se vogliamo, nazionale, no, delle cose che succedono, dall'altra però è una città abbastanza grande da essere frammentata anche nelle varie realtà che si muovono al suo interno. Quindi sicuramente anche una piccola forma di prevenzione da parte nostra sarà quello anche di provare a la SHUT, ad esempio, spesso fa delle sorte, no? Usando un termine orribile, di joint venture con altre realtà, creando degli eventi. Mi viene in mente Lungarno, la rivista, che però è un'associazione con i quali organizziamo spesso degli eventi assieme,
che lavoro con Gabriele, forse. Sì, c'è Gabriele Giustini, Leonardo Cianfantelli, insomma sono... No, dico il lavoro con Enrico Gabrielli. Di... Ah, sì, c'è anche, così come abbiamo fatto lavori appunto con la disabilità, come si ricorda Claudio, dove abbiamo fatto laboratori con l'AICS, insomma, quindi credo che da questo punto di vista forse le piccole associazioni, come possono essere la nostra e la vostra, potrebbero senz'altro... creare degli spazi comuni. Oltretutto, e qui torno a bomba, San Savio è un luogo che in questo senso, no, personalmente devo dire, è sempre stato un punto di appoggio, ma è stata, come Claudio si stanno bene, per me fin da quando sono entrato a 20 anni è sempre stata una sorta di officina, no? È stato un luogo in cui, in questo sottolineo un'altra cosa che forse manca per creare tessuto e comunità, come dici tu, cioè spazi accessibili, ecco. E devo dire che San Salvi, Chile della Balanza, per me da quando avevo 20 anni è sempre stato uno spazio in cui ho potuto sperimentare le mie cose, in cui ho fatto i miei primi concerti orribili, orribili. Però intendo dire in cui ho potuto mettermi alla prova, in cui ho potuto crescere, in cui ho potuto sviluppare delle idee, no? Quindi sicuramente è importante le piccole realtà si trovino un modo di collaborare, però ci vogliono anche gli spazi. Devo dire che da questo punto di vista forse in città spazi accessibili ce ne sono pochissimi. Io poi chiudo, scusate il discorso, quando ho iniziato a suonare appunto e a formare le mie prime band, fino a quando non sono andato a San Salvi, il problema di questa città, ed era una realtà culturale molto diversa, ti parlo di metà anni 90, gli spazi per esibirsi erano davvero davvero pochissimi, insomma, perché anche l'industria culturale di questa città era molto diversa. Senti, io credo che a questo punto, soprattutto chi ci sta seguendo, avendo due musicisti, avendo la presenza di Lorenzo e di Max, vi chiederà, con i limiti che ci consente la comunicazione via Facebook, di suonare, di fare qualcosa, anche perché credo che probabilmente la risposta all'oggi sia sicuramente anche quello dell'incontro. Killers Corner è stata un'idea proprio per mantenere vivo quello che è l'anima di questo luogo San Salvi, che è l'incontro nelle diversità, nelle differenze, nei linguaggi, no? Nelle generazioni. Io dico spesso che noi a San Salvi ci siamo posti come obiettivo quello di far sì che i nonni e i nipoti non si incontrassero soltanto al supermercato, ma anche in un luogo di cultura. È cosa abbastanza complessa. Per cui io direi, partiamo da Lorenzo, non so se c'hai lì la chitarra, cosa c'hai? Facci un breve omaggio, poi chiediamo a Max di chiudere, perché poi diciamo questo sia quasi foriero di una possibile estate a San Salvi, sulla quale stavamo già lavorando a un punto, e speriamo, incrociando le dita, che si riesca a formare una comunità, magari senza mascherine e guanti, perché questa la vedo un po' difficile da un punto di vista del formare comunità, di dare relazioni, perché San Salvi è anche il luogo dell'abbraccio, quindi in qualche modo... io dico spesso, dobbiamo più abbracciarci che darci di gomito. Ora la gente, quando si saluta, invece di prendersi per mano, si dà di gomito. E noi, una volta, almeno la mia generazione, quando uno dava di gomito a un altro era per mandarlo via, se invece uno dà di gomito per dargli la mano è veramente un gran casino. Allora, partiamo però da Lorenzo. Vai, Lore. Sì, vi faccio sentire un estratto di un pezzo che ho scritto 3 anni fa, per l'appunto in questo stesso posto. E calza a pennello, perché è un pezzo che ho scritto che parla di isolamento, che ho scritto in un momento in cui appunto mi ero autoimposto una quarantena, e quindi appunto è interessante farlo adesso, anche in questo periodo che le cose sono diverse, ma non troppo. Si chiama Earplugs. My window street is brand new on, and I didn't notice. In the street, buses are screeching. I don't hear. Disappear with my earplugs on. The
Victory's flow is flooding at my door. I don't know them. Pigeon show is now and then creepy. I don't care. My earplugs on. In earplugs square, sounds are noises. Where is it coming from? Smack despair, drowning voices, sleeping home. Grazie, grazie Lorenzo. A sentirlo a San Salvi sul palco dell'estate, direi, speriamo bene. Passiamo a Max, che sicuramente ci proporrà qualcosa dal suo ultimo CD. Ma guarda, Claudio, suonerei molto volentieri, però con molta sincerità, ho lì quella chitarra che è veramente molto scassata, primo motivo. Secondo motivo, non ho niente qui allo studio, non ho microfono, non ho amplificatore. Se sei d'accordo, più che suonare in maniera pessima qui, preferirei magari mandarti il video del mio ultimo, diciamo, singolo, che tra l'altro si intitola Cose che non cambiano e parla proprio di uno stato di sospensione, in quel caso del cuore, ma insomma un po' i nostri cuori sono un po' tutti fermati adesso, no? Quindi, e tra l'altro poi, come forse hai visto, è un video animato, illustrato da Enrico Pantani, e quindi coglierei anche l'occasione per farlo vedere agli amici di Chile della Balanza. Sono cose che non cambiano, oppure cuori che non battono. Abbiamo gli occhi intorno al mondo, insieme a un taglio che è profondo. Ci sono cose che ritornano, quando non sai più riconoscerle. Ne vedi le onde da lontano e puoi toccarle con la mano. Ma io ho un arsenale nella testa, troppe foto in una stanza, tra quelle che hai lasciato. Ne conservo tre. Cose che si accendono come le giostre di Natale, e senti ancora la vertigine anche se hai smesso di girare. Parole larghe come alberi che stanno in aria a galleggiare. Nella mia bocca sono cenere, sulle tue labbra sono sale. Ma io giorni alla mia porta, troppe foto in questa stanza, tra quelle che hai lasciato. Ne conservo tre.
tears. Then I feel the moonshine burn away my tears. Grazie Max, grazie Lorenzo e grazie a chi ci sta seguendo, e ricordiamoci che la musica è vita, la musica è comunità, grazie alla musica che ci dà una mano per passare a nuttata, come diceva il mio concittadino e maestro Edoardo De Filippo, a da passare a nuttata. Speriamo che passi presto e dateci una mano per un dolce risveglio di emozione. Grazie a Lorenzo, grazie Max La Rocca.